Tempi di recupero tra le serie nell'allenamento. Questa è la classica domanda che durante una certificazione, un corso, ti fanno sempre, perché sempre c'è nella testa delle persone l'idea che devo avere un tempo di recupero molto prestabilito perché devo densificare la fatica dell'allenamento. Ecco, questo concetto, secondo me, è piuttosto arcaico e limitato nel suo essere. All'epoca io diedi questo consiglio, che passò molto come input: butta l'orologio. Perché ha ancora senso, se ci ragiono bene, questa idea? Cioè, butta l'orologio, non attaccarti al tempo di recupero. Perché l'idea è che io devo lavorare qualitativamente nella serie e il tempo di recupero deve venire naturale, e sarà naturalmente breve se noi facciamo una serie di cose. Primo, tolgo completamente il cellulare. Il focus nell'allenamento è importantissimo. Vedo le persone che si allenano in palestra in maniera più recreativa, non hanno focus, sono distratte tra le serie e il cellulare ti sconnette completamente da quello che stai facendo. Per cui tra le serie non si guarda il cellulare. Se confronto l'allenamento di un atleta agonista di alto livello e uno che passa di qua per caso, il focus è la prima cosa che vedo tra le due persone di differenza. Altra cosa, sto sul pezzo, non chiacchiero, non perdo tempo, tra una serie e l'altra sto concentrato su quello che sto facendo, e se sto concentrato sicuramente sarà il mio corpo a mandarmi sotto nel momento giusto. È chiaro che perdere tempo, deconcentrarmi, fare due chiacchiere, guardarmi attorno, fa dilatare i tempi. Stare sul pezzo mi tenderà a stringere i tempi. Se ho un lavoro metabolicamente molto impegnativo, come fare 5 sere da 5, 6 sere da 6, 7 sere da 7, magari potrei aver bisogno di più tempo per poter andare sotto non essendo distrutto dalla mancanza di fiato. Così come a volte, pur lavorando pesante, quindi teoricamente dovendo avere recuperi lunghi, sarò pronto dopo appena appena un minuto, perché sarò sul pezzo e sarà il mio sistema nervoso e la mia sensazione a dirmi qual è il tempo giusto. Per cui sì, buttate l'orologio, sì, cercate di essere molto concentrati, sappiate che bene o male i parametri sono quello, però ho visto atleti tenere veramente 10 minuti di recupero tra le serie e altri tenere recuperi brevissimi. Quello che conta è state mentalmente sul pezzo.